Ed eccoci con le immagini della Gran Fondo di Novara, una edizione 2016 veramente importante, con un gran numero di partecipanti, 1700 iscritti a questa edizione, con un grande spettacolo di contorno il sabato, già intrattenimenti nel centro di Novara. Qui vediamo le bellissime immagini di questa cittadina che ospita questo importante Gran Fondo organizzata dal GS Alpi, Gran Fondo Novara by Marcello Bergamo, e qui sempre con le immagini del centro di Novara. Dicevamo, un'edizione importante, un numero alto di iscritti, grande organizzazione, grande lo spettacolo, l'area stand delle aziende nell'area centrale proprio, e anche spettacolo con l'organizzazione di esibizione di spinning. Vediamo proprio queste immagini della grande organizzazione, anche poi durante la serata spettacoli di musica con un revival di Lucio Battisti, e qui abbiamo visto anche i momenti del ritiro, numeri del ritiro del packaging degli organizzatori che danno a tutti i partecipanti, e della maglia commemorativa di questa Gran Fondo Novara by Marcello Bergamo. Quella chiara dalla no, e potresti ripartire, certamente non volare ma viaggiare, sì, viaggiare, evitando le buche più dure, senza per questo cadere nelle tue paure, gentilmente, senza fumo, con amore, dolce. E qui con le immagini della domenica, giornata di gare, iniziano alle luci dell'alba praticamente le iscrizioni, i partecipanti, e iniziano anche gli eventi di contorno come la pedalata ciclabile con le famiglie, con i bambini. Anche questa è una bellissima iniziativa, proprio sempre nel centro di Novara, qui nel vivo della città, e qua siamo proprio anche con le immagini proprio di tutta l'organizzazione, con il contributo dei vigili, del servizio dei vigili di Novara, del comune di Novara, e qua vediamo tutti i bambini e i genitori che pedalano in questa iniziativa importante durante l'evento della Gran Fondo by Marcello Bergamo a Novara. Present has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it.
siamo qui al Gran Fondo di Novara, giornata di festa del ciclismo con tanti amatori, e te sei qui come testimonial. Sì, fa molto piacere essere qui, e per me è una novità perché non ho mai partecipato nel Gran Fondo, ma è veramente, penso sia una bella esperienza. Poi vedo soprattutto la partenza, tanto agonismo, tanta tensione, ed è bello vedere questo perché veramente vedi gente appassionata che ama quello che fa, ama il divertirsi, e spero che sia soprattutto un divertimento, ecco. Tu fai percorso lungo? No, faccio percorso medio. Stai seguendo anche il Giro d'Italia, com'è? Ma il Giro sì, non ho visto le prime tappe, però comunque lo seguo, il Giro è sempre bellissimo da vedere. Ma se mi chiedi dei favoriti, penso metto Nibali ancora su tutti. Davide, la tua stagione come sta andando e dove ti vediamo? Ma adesso è andato abbastanza bene all'inizio con dei piazzamenti, non ho ottenuto la vittoria. Adesso ho un mese di riposo, tra virgolette, perché vabbè mi alleno, ma il prossimo appuntamento sarà il Giro di Svizzera, poi il campionato italiano, il Giro di Polonia, e poi faremo tutte le classiche in Italia. C'è ancora un bel calendario fino ad ottobre. Buona pedalata allora. Grazie. Grazie. Di Novara, siamo qui con l'ospite Luca Chirico, siamo qua a pedalare. Luca, fai testimonial, apri la gara. Sì, oggi ho bisogno di fare un po' di ritmo, tra virgolette, quindi qua so che posso farlo e vanno, quindi insomma è un bel allenamento oltre che un buon divertimento. Adesso c'è il Giro d'Italia in corso, ma tu la tua stagione la prepari per quale gara? Prossimo appuntamento? Prossimo appuntamento penso Slovenia e soprattutto i campionati italiani ad Arco, e dove vorrei far bene, rientrare bene lì e fare un bel finale di stagione. Medio, lungo, corto qua? No, lungo, oggi lungo. Allora sfidi Rebellini, no, lui va su medio, detto. Ah, lui, meno male, perché sennò era un casino tenerlo. Allora meglio che faccia il medio, anche il corto può fare lui. No, io faccio un po' di chilometri, dai. Eccoci con le immagini della partenza da Piazza dei Martiri a Libertà in centro Novara di questa edizione 2016 della Gran Fondo di Novara. Oltre 1500 partenti ufficiali, un'edizione veramente importante per tre percorsi, quello corto di 125 km, il medio di 148 km e il lungo di 173 km. Una prima parte sicuramente pianeggiante che porta verso le colline, verso le montagne, e poi varie salite, ma il ritorno con 40 km di pianura sicuramente impegnativi e difficili da affrontare anche per gli uomini al comando delle gare. Qui siamo con le immagini proprio dalla partenza, il folto gruppo controllato dall'organizzazione per questa partenza lanciata fino all'uscita di Novara. Qui vediamo proprio il gruppo che viaggia compatto e ospiti d'onore abbiamo visto Luca Chirico, Davide Rebellin, anche Davide Vilella, che poi incontreremo a fine gara, ci è sfuggito all'inizio della corsa, nascosto in mezzo agli altri partecipanti di questa Gran Fondo, e vediamo qui che incomincia ad alzarsi il ritmo di gara, quindi un'andatura sicuramente sostenuta in questi tratti di pianura, ma già i più forti e i pretendenti alle vittorie delle tre gare
delle tre tipologie di corse, dicevamo del corto, il medio e il lungo, in gara categoria maschile e categoria femminile, molte le partecipanti anche in ambito femminile e molte atlete veramente anche di livello importante. Qui siamo sempre nella prima parte del Gran Fondo, in questo tratto pianeggiante che porta verso le salite, alta l'andatura subito, primi attacchi in testa alla gara, un ritmo veramente altissimo. Vediamo anche la scelta dei vari corridori nelle ruote, chi ha profilo alto e chi magari ha un profilo un pochino più basso. Sicuramente in questi tratti di pianura il profilo alto rende molto di più. Qua vediamo i passisti veramente impegnati a cercare di allungare e di guadagnare nei confronti del gruppo, un gruppo che vediamo viaggia comunque compatto e regolare. Tra i corridori in gara, dicevamo molti corridori forti e pronosticati per la classifica, poi per la conclusione finale. Qui vediamo che si è formato al comando un gruppetto di 5 corridori. E qua vediamo le bellissime immagini proprio del lungo fiume di corridori che si sta dirigendo verso le salite. Abbiamo visto praticamente lo spettacolo di queste immagini dei 1500 partenti di questa edizione, e davanti sempre 5 corridori al comando che stanno tenendo veramente un ritmo alto. Le province toccate in questa Gran Fondo sono quelle di Novara, Vercelli e Biella. Vedremo poi delle immagini veramente bellissime di queste località, dalle spettacolari immagini delle risaie poi fino ad arrivare alle Prealpi biellesi, quindi veramente località dove si può praticare il ciclismo in pieno, sia con la bici da corsa che con la mountain bike. Ma qui siamo sempre con le immagini della testa della corsa e il gruppo compatto ad alta andatura che sta cercando di recuperare sui fuggitivi. Tra i corridori, i vari corridori nelle prime posizioni al comando, sicuramente ci sono quelli che ambiscono a vincere il percorso corto, ma anche quelli che punteranno a vincere